doing an administrative offense. You get the report and you go now or you arrest. So move or you are arrested now. 5 seconds to go. What am I doing? One, okay. Two. Potete lasciarlo stare, per favore? Potete tener giù le mani? Questa è la polizia austriaca che ci caccia. Ce ne stiamo andando. We're going away. We're going away. Siamo a Telz, vicino a Innsbruck, in Austria, e questo è l'Interalpen Hotel, dove si sono chiusi per 4 giorni 140 uomini e donne. Personalità economiche, politiche e bancarie tra le più influenti del pianeta è il gruppo Bilderberg, o Club Bilderberg. Ufficialmente si riunisce per favorire la cooperazione tra Europa e Stati Uniti, ma la segretezza delle riunioni, i giornalisti tranne pochi e selezionati non possono partecipare, genera sospetto e alimenta teorie del complotto. Nessuno qui può avvicinarsi all'albergo. La polizia austriaca sta in questo momento controllando zaini e documenti a tutte le persone che tentano di avvicinarsi verso l'Interalpen Hotel. La strada è stata completamente bloccata e questo checkpoint è stato posizionato solo alcuni giorni fa, per evitare appunto che qualsiasi persona si avvicini verso l'Interalpen Hotel, dove si sta svolgendo il meeting del Bilderberg. 2100 agenti di polizia pattugliano la zona, anche a bordo di elicotteri armati. Qui è stata addirittura creata una zona militarizzata e vedete il filo spinato, al cui interno c'è un radar che controlla il possibile arrivo di aerei o elicotteri nel raggio di 50 km. Le due strade che portano al resort sono bloccate. Attorno all'hotel sono posizionati questi furgoni di proprietà dell'autorità per le telecomunicazioni austriaca e servono a monitorare tutte le comunicazioni radio attraverso quell'antenna che punta direttamente verso l'albergo. Chi sono i membri del Bilderberg? Perché le loro riunioni sono segrete? Per capirlo incontriamo una scrittrice che studia i loro convegni. Il Bilderberg è un club privato elitario composto da capi di Stato, primi ministri, banchieri, editori delle grandi testate giornalistiche che si incontrano una volta all'anno non tanto per fare il punto della situazione ma per definire che cosa avverrà in futuro. Non a caso il Times nel 1977 definì i membri del Bilderberg una congrega formata dai più potenti, ricchi e influenti a livello politico e economico uomini occidentali dell'Occidente, Europa, Canada e Stati Uniti d'America, che si siedono a un tavolo per pianificare gli eventi che accadranno come per caso, che devono sembrare che accadano per caso. Mentre giriamo queste immagini, la polizia austriaca ci ferma. But what's the problem, officer? Ci chiede i documenti. We're journalists, so we report what happens. Where is written that is not allowed? I haven't seen any sign. Where is written that is not allowed? Calm down, quiet, okay? Okay. Dicono che non possiamo sostare in questa zona e chiedono di perquisire la nostra automobile. This is a private property. Do you have a reason for searching a private property? Open your car. You can open your car. So in Austria you can open a private property without a reason. Do it. We have a reason, okay? We can tell you later, okay? And you can tell me now. I poliziotti frugano tra i nostri effetti personali e fotografano i nostri documenti. Yeah, that's my bag. I don't see the reason why you're touching my bag. Excuse me, this is my paper. Why are you checking my paper? Yeah, I gave my ID. So this is my stuff. Why are you taking my stuff? Tutti i giornalisti subiscono lo stesso trattamento. Rather than being treated seriously, like serious people doing a serious job, we're treated essentially like criminals. Charlie Skelton lavora per il giornale inglese The Guardian. We're part of a threat. I've had people standing there, you know, with their hand on their gun, looking at me, surrounding me, and I'm just standing there going, you know what? I'm just a journalist here. Take a look at me. I'm not that much of a threat here. I'm not going to rush the hotel. Don't worry. Sul tavolo dei potenti del Bilderberg c'è il dossier sul TTIP, il trattato transatlantico sul commercio e sugli investimenti tra Europa e Stati Uniti.
Un giro d'affari di circa 500 miliardi l'anno, il 45% del PIL mondiale. Si teme sia il cavallo di Troia per introdurre merci e alimenti vietati in Europa. Ne discutono a porte chiuse personaggi del calibro di Jerome Dijsselbloem, numero uno dell'Eurogruppo, assieme al Gotha bancario mondiale. Vi sarebbe anche dall'altro una forma di liquidazione, di annullamento della democrazia, proprio perché questo trattato non è stato deciso, non soltanto deciso, neanche discusso in maniera democratica. Al Bilderberg sono stati invitati moltissimi banchieri, tra questi Benoît Cœuré, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, nel suo interesse discutere della situazione in Grecia con i capi delle maggiori banche europee. C'è tutto il potere, il gota dell'economia e della finanza, e ormai abbiamo visto che la politica in qualche modo è il braccio armato esecutivo dell'alta finanza. Gli italiani invitati al Bilderberg sono John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, il manager Franco Bernabè, ex amministratore delegato di Eni e Telecom, Gianfelice Rocca, industriale a capo di TechInt. Nella lista anche Lilli Gruber, giornalista, e Mario Monti, ex consulente di Goldman Sachs ed ex presidente del Consiglio italiano. Pochi chilometri dall'hotel, centinaia di persone si sono riunite per protestare contro il Bilderberg. This Bilderberg Group is a private entity. It has nothing to do with they're not elected corporation heads who bringing policies what affect our world, not just one country, the whole world. What they want is like that the company can produce cheap food and we have to eat the cheap food, and the main thing sometimes is shit, and we have to eat the shit. And actually we want to have our quality, we want to have the prices for the small farmer and for big companies. Qui è stata impiegata polizia pubblica per un evento privato che poi non è reso pubblico a livello giornalistico. Ma di che cosa stiamo parlando? Noi vogliamo sapere ciò che si dicono lì dentro. Quindi tentiamo ancora di avvicinarci all'Interalpen Hotel, nonostante il divieto. We need to go up there. No. But why not? It's just not allowed. Okay. But for journalists. But why this restriction just for walking on a public road? Have you a passport, please? Yeah, sure. Yes, please. From there. Now, you wait here now. Dopo un rifiuto iniziale ci permettono di raggiungere l'hotel solamente a piedi. Dobbiamo quindi camminare in salita sotto il sole per 6 chilometri. Is it possible to get in? Can I talk with someone of the press office inside the hotel? Questo è chiuso momentaneamente. Lei può andare sulla strada, su e giù, ma questo è chiuso. Dunque proviamo a seguire la strada del bosco attorno all'albergo. La polizia ci segue passo dopo passo fino a bloccarci di nuovo. Ma io non vedo nessun segno. Lei vuole ritornare? Ma io non vedo cartelli. Questo dove... è chiuso, io glielo dico adesso e deve bastare, io glielo dico. Questo, questa direzione. È a questo punto che i poliziotti minacciano di arrestarci. Yeah. You're doing an administrative offense. You get the report and you go now or you arrest. So move or you are arrested now. Yeah, 5 seconds to go. What am I doing? One, okay. Two. Potete lasciarlo stare, per favore? Potete tenere giù le mani? Ce ne stiamo andando. We are going away. We are going away.